colazione è pronta. Mamma mia, un po' d'aria fresca là dentro, se muore de gallo. Questo è il piazzale abbiamo dormito a Lucca. Laggiù c'è sta una fontanella per riempire l'acqua, dopo andiamo a fa perché cominciamo a scarseggiare. E abbiamo dormito una favola. Adesso prendo l'acqua e cose che dobbiamo fare il cambio taniche. La zingarella se te lava, io mi sono riuscito a lavare con quella che ci avevamo. Ieri passeggiatina per Lucca, stata carina carina, non te l'ho fatta vedere, abbiamo documentato solo per gli occhi nostri. Era sera tardi, abbiamo fatto un giretto un po' veloce. Stamattina sperando che non famo tardi, perché tra che se siamo alzati erano le 7, ma tra che prepari, sistemi, mo se sta finita a preparare la zingarella, c'ho paura che famo tardi perché dovevamo andare a vedere, c'è rimasto Collodi, il paese di Pinocchio, ma diciamo in qualche maniera tocca e fuggi, perché al massimo all'ora di pranzo poi dovremmo partire, che devo andare a Parma per ritirare il motore. A Parma mi aspettano le 5. Allora il navigatore mi dà 2 ore e mezza, però non so mo, noi 2 ore e mezza se ci mettiamo un po' di più, se poi c'è il traffico, se poi quando sto lì perdiamo più tempo, siccome non voglio arrivare tardi, che poi carichiamo il motore e tocca tornare a casa. Perciò let's go. Allora stamattina verso i 6:15, 6:15 è cominciato un po' di passaggio di macchine qua. Ma infatti ieri sera a me volevo spostare, mi volevo mettere laggiù, dico siamo più tranquilli, vedi? Però vabbè, è stato un passaggio abbastanza tranquillo, abbiamo dormito, ma era un pigrito, ma andava più dal samba, che dite? Lo fanno! Abbiamo da percorrere 17 km 29 minuti, c'è dal navigatore. Ops! Allora ci manca 1,5 km, 1,8 km. Esce, dice 2 km di là. Eccoci. Castello, sta massa di panna verso il castello di Pinocchio o il castello di Collodi. Pinocchio è finito. Vabbè, che cazzo ne so. No, perché a un bel salitone arriviamo sopra, dice al castello. Mamma mia, oh. È bella ripida, eh? Eppure sperduta, qui c'era bello venirci a dormire al castello, porca mignotta, a sapello. Castello degli Ulivi. Ah, vedi che era come castello degli Ulivi? No, sono mezzo. Ah, mezzo degli Ulivi. Guarda che spettacolo. Vedi perché ce ne vieni col furgone e no col camper? Perché col camper ci vieni col camper. Cioè, quantomeno ci devi venire a piedi. A piedi? Invece noi così arriviamo dentro al castello proprio. No, perché a volte mi dicono perché va col furgone, c'è un bel camper comodo. Questo motivo, perché il furgone ti offre delle cose, il camper te ne offre altre. Ma poi dobbiamo venire, sì. Sì, c'è il parcheggio, ci ho detto qui. La bucia! Ecco qua sotto, non vedi che figata qua sotto. Oh. Guarda che stradina! No, questo è il paese! Ma il castello sta qua sotto. Dobbiamo parcheggiare qua. Si parcheggia, sì. Tieni, guarda che parcheggione comodo. Il camper non ci viene. Ci si mette
mette qua, eh. O ci si mette qua, eh. Questa è la strada, eh. Senti, senti che silenzio. Che silenzio. È chiuso. C'è un cancello. Forse non si passa da qua. Guarda che figo. Ma è abitato! Eh? È abitato! Ma com'era una volta? Qua c'era verde, non c'è spazio, ma San Pietrini. Un cane. Ah, quello guarda! Madonna, che bello! Se sei qua. Ah, guarda che porta, piccola piccola. Cioè praticamente questa parte di paese è abitata e è come era alle origini. Ma guarda che che strada che fanno. Collodi. Cioè è rimasto veramente. La piazza del paese, oh. Ma dai, sta la piazza. Questa? Questa è la piazza, vedi, la piazza che ha la chiesa qua. No, ecco, è vero. La piazza, la chiesa. E i panchini, vabbè, che guardano il panorama. Il paese continua, prosegue. Qui scende tutto, scende, scende, scende. Scende, e mo tocca ritornare su. Quello è il problema. Ma te lo toglie, ma hai rovinato l'inquadratura. No, e lì sotto c'è il paese moderno dei giorni nostri. E qui c'è sempre Simone, vabbè. La casa dei Pinocchi, fa vedere, ci stanno le ova, eh? Madonna mia. Ti è affacciati alla finestra. Voglio andare a mettere seduto su qua la panchina là sotto io. Discutiamone. No, fermiamo se. Perché qua continua a scendere. Qui continua, ma qui continua a scendere per forza, e qua continua a salire. Ora vi faccio vedere. Ma che può fare? Indovina. Ci le scarpe mi si sono aperte davanti, che non si scende. Porca troia. Vabbè, lì ci dobbiamo arrivare, c'è una specie di cosa, dai. Ma qui lì siamo arrivati a più di metà paese.
E il problema non è scende, il problema è ritorna su. Ma dai! Io non posso chiamare. Neanche i furgoni, riscendi. Neanche i viveri c'è. Manco un bar c'è. Manco un bar? Scusa, ho interrotto il video, che hai detto? Bello, perché è bello, eh. Facevo il fisico, Non è per tutti questo. Per gli atleti migliori. Potrebbero fare olimpiadi qua. Sarebbe una funicolare che ti riporta su. Porca vacca. Guarda, con la manina. Con la manina. Qualcuno me la sono lavata, capito? È scemo. E qui si scende. Qui c'è Geppetto, il grillo parlante, e qui c'è la discesa che poi si trasformerà in salita. Ah, però se ne sono una casa qua, eh. Che ti interessa? Guarda, bellissima, eh. Caratteristico, antichissimo, tutto di pietra. Ma noi stiamo a scendere, mo tutto bene. Mammo, chi risale? Io c'ho pensiero. Pure io. Sono preoccupata. Capito? Quindi sale pure ripido, eh. Vabbè. Cioè, cammini così praticamente. Io non so se si riesce a intravedere, ma rendiamoci conto. E mo dopo se dobbiamo far salire. Boh, che ne so. Questa qui narra la storia del paese. Noi stiamo qui. Però il problema è che, calcolando che è tutto discesa, il furgone sta qui. Aspetta, fallo rivedere bene, amore, scusami. Qui, il furgone. E noi siamo? Noi stiamo qui. E è tutto per così. Sì, infatti è appoggiato al muro, ma perché è proprio così, non è che è perché sta... Perfetto. Pronto? Via. Vabbè, la leggenda... Vabbè, dopo te raccontiamo, eh. Mettiamo una foto, dai, all'ultimo. Eh? Una foto all'ultimo. Se ci arriviamo. Se ci arriviamo. Video. Se non vedi il video... Saluta a tutti. Se non vedi il video... Aspetta che devo leggere. Praticamente alla fine, insomma, del paese, quasi alla fine, sì, c'è questa struttura. Borgo Vecchio. Che però cos'è? Non si sa. E dove hanno girato la Rivombrosa là, no? Sì, vabbè. E ovviamente qui continua a scendere. Scende, scende. Però non là non ci arriviamo. Che tanto ecco qui che ci porta nella parte, ultima parte del vecchio paese, e poi comincia il paese nuovo. Motorino! Simone sta a sperare che trova qualcuno che gli dà un passaggio, ma... Mi metto a piangere io, eh. Allora... Però ecco, te è una favola. No. Simo, guardami. Saluta tutti. È stato un piacere conoscervi. Bella, sì. Io faccio il segno della croce, eh. Adesso dobbiamo risalire. Quindi può darsi pure che è l'ultima volta che ti vedono in video. Che è sta volgarità? Oh, se permetti, è toccato il ferro. Saluta. Bella, sì. Cioè, siamo appena partiti. Abbiamo fatto la prima rampetta, già sta così. Oh, sono quasi 50 anni. Non ci arriverà mai. Adò, 50 anni? No, in cima a Collodi. Cima a Collodi. Beh, no, sicuramente manca 50 anni, perché la vedo dura, eh. Dai, fai uno scatto. Ma che scatto qua? Ma che vuoi scattare? Passami a fianco come una freccia, vai. Vai, come una freccia. Grazie a Dio. Ah, ma come una freccia. Vabbè. Come una freccia. Non c'ho parole. Cioè, è appena iniziato il paese, lo giuro. La risalita è appena iniziata. Eccolo!
ci metta la canzone dei Rocky, Arrivato vittorioso. Dai, poteva essere peggio, sembrava peggio, dai. Ammettilo. Ammettilo, ammettilo, dai. Sì, sì, dai. Andiamo a mangiare. Siamo arrivati. Qui c'è l'arco dell'entrata.